Ci siamo! Oggi non è collegamento di discoteca, però ho voluto iniziare la zona viva così, il programma che va in onda su Viva FM dalle 18 fino alle ore 19, sempre col Benetton in regia, Paolo Simonetti, poi avremo Paolo! Anche... No. Grande! Siamo a metà settimana, ma la zona viva oggi, oh, giuro, tutta me la voglio sentire. Marco, puntuale come la morte, Certo! Ma che, mi posso perdere il Bubi o Spartaco? No, certo che no, e non puoi perderti nemmeno la news del Donati. Ah Paolo, scusami un attimo, che c'è un signore all'ingresso vestito di nero. Che chi è? Dica, come? Men in Black? Cos'è che c'ho una navicella spaziale in giardino? Oh Paolo, scusami, devo andare a vedere perché ho appena piantato il sedano. Dica che mi rovina il pizzimonio. Dai, ci vediamo domani, ciao. Iniziamo, dai Benetton, primo disco. Zona Viva, on Radio Viva Fam. Ok, sta per arrivare lo Spartaco col citofono. Ma che te lo dico a fare? So Spartaco, è il principe dei parcheggiatori! Ciao Paolo, c'è Gigi? Sì! A Gigi, vai con la sigla! Ma che? Dai. Ma la sigla del Gigi 1! Signore e signori, ecco le news di Spartaco! Paolo Simonetti, fa silenzio e non dire che le news in questo programma le legge Cristian Donati! No, non dico niente. Perché Cristian Donati non c'è uno straccio di sigla. Vero. Anche perché sta aspettando Bulgarini, Bulgar House, che gli sta facendo. Ammazza, ma è un anno che deve fare sta sigla. Ma quanto cazzo ci mette? Mi chiedo che dico anch'io. Stava facendo fare a David Gilmour dei Pink Floyd. Ci metteva di meno a farla. È vero. Ma intanto tu hai rubato ancora una volta una sigla di un altro telegiornale. Ma che rubata? Io non l'ho rubata. Me l'ha gentilmente prestata Credi. Credi? Quello della Di Filippi? Ma che Credi è ballerino? Clemente J. Mimun, per gli amici Cled, il direttore di Rai. Ma la J di Clemente J. Mimun, secondo te sta per Giovanotti? Io ho detto, a Credi, che mi vuoi prestare la tua sigla? E lui mi ha detto, Spartaco, usala pure. Basta però che non la vai a prestare a Enrico Mentana e al Cristian Donati. Però c'è una cosa che un po' mi fa invidiare Cristian Donati. Ah sì? Eh sì, Paolo. Perché mentre eravamo al telefono, Mimun mi ha chiesto di portare Cristian Donati come ospite al dopo TG1. Addirittura? Eh sì Paolo, da questo programma ci sono passati tutti i big della politica e dello spettacolo. È vero. E allora vorrebbe incontrare Cristian Donati quale esponente? Spartaco, dove sei finito? Stavi dicendo Cristian Donati, grande esponente di che cosa? De un cazzo Paolo, de un cazzo, ma le cose dovrebbe essere esponente quello lì. Dai Spartaco, leggiamo le news. Bravo Paolo, anche questa volta t'ho convinto come vedi. Oggi noi ci facciamo mancare i grandi titoli presi dai maggiori quotidiani. Pagina de cronaca, ritrovato un cervello in un cassonetto dell'immondizia. Ad accorgersi un passante che ha sentito un pianto provenire dal cassonetto. Paolo, va bene non usarlo. Ma addirittura abbandonato il cervello, dai. Sei un uomo senza cuore. Va bene. Pagina degli spettacoli. Piero Angela presenterà un nuovo documentario sulle scimmie. Come mangiano, come bevono, dove e come vivono. Ma cazzo Paolo, ma sei andato a raccontare tutta la tua vita in televisione? Ma hai parlato anche di me? Del tuo amico Spartaco? No. Meno male, Una figura di merda in meno. E per finire degli annunci, Cerco e Offro. Nota azienda leader della produzione del panno cerca sederini nuovi per una nuova pubblicità. Beto, se tieni gli occhi chiusi e gonfi le guance non si accorgeranno mai della differenza. Dai sparisci. Ciao Paolo. Zona Viva, Viva FM. Pronto? Pronto! Ciao Bubi! Allora come va? Tutto ok? Tutto ok? Tutto bene! Senta, lei che è fermo al semaforo, seduto comodamente sulla sua vettura, vuole che le lavi il vetro? Guardi, se vuole gli lavo anche i fari, Ecco. Non ci metto molto, è il tempo che il semaforo diventa verde e lei avrà tutto pulito. Come ha detto? Non vuole che pulisca? Ma voglio solo pochi euro! Ma aspetti di vedere il lavoro No, ma come mi lasci finire? Senta, o le lavo il vetro o le do un calcio alla macchina e le lascio dentro una botta che neanche il miglior carrozziere riuscirebbe a sistemarla, va bene? Bubi! No, Pirletti, scusami, ma anche questa notte ho fatto un incubo. Oh. Ho sognato di diventare povero. Oh. E allora mi sto allenando nella difficile arte del lavavetri da semaforo. Uè, dopo il ritiro della patente, è la più grande rottura di coglioni per un automobilista. Appunto, è vero. Perché nella vita, signori miei, non sai mai quello che ti può capitare. Eccolo. Un
un giorno sei un grande uomo d'affari che tenta le scalate ai grossi imperi economici semplicemente raccontando delle stronzate e il giorno dopo sei in uno stanzino 2 metri per 2 metri e racconti le barzellette a un secondino di San Vittore. E quindi qualche consiglio per vivere bene serenamente in piena libertà la propria vita, Pirletti, prendi appunti che anche te ce n'hai bisogno. Grazie. 1. Ci sono 3 cose al mondo che non si possono fare: asciugare il mare e spegnere il sole. Sì, ma sono 2. La terza è ascoltare Paolo Simonetti su Vivete. Secondo consiglio: non prendetevela se la gente vi considera mezzi scemi. Si vede che vi conosce solo a metà. 3. Gioite quando vi dicono: con te ho passato i giorni più belli della mia vita. Me lo ricorderò. Però Pirletti non ti illudere. Se una gnocca a te ti dice: con te ho passato i giorni più belli della mia vita, vuol dire che per la notte si era organizzata diversamente, no? Dai, ci accadendo! Ti saluto, però ti volevo dire una cosa prima. Dimmi. Fai cagare. Viva FM. Zona Viva.